recap, so che da tanto ne aspettavate un video del genere, infatti da come avete visto dall'intro sono qui per registrarvi un trucco perfetto per l'estate, visto che fa caldissimo, non abbiamo voglia di truccarci ma vogliamo essere splendenti, almeno per quanto mi riguarda. Come sapete l'highlighting è una delle mie fasi preferite durante il make up e infatti sono qui oggi a fare un trucco completo con i prodotti Becca Cosmetics. Troverete poi tutte le informazioni giù nell'info box dove potete trovare questi prodotti, appunto da Sephora, e quando date tutto quanto, tutte le informazioni su Becca e come acquistare giù nell'info box. Come sapete, almeno per chi se lo fosse perso ve lo lascio qua sopra nelle informazioni, ho già parlato di Becca in passato, ho fatto un unboxing dei prodotti, ero stata alla cena con loro ed è stata una serata molto molto bella, infatti ho avuto l'opportunità di provare per la prima volta prodotti nuovi, perché appunto io in America avevo provato già qualcosa, però non tutto, insomma. Adesso ho altri prodotti qui che non vedo l'ora di mostrarvi, di provare insieme a voi, infatti è una specie di prime impressioni barra make up super glow per l'estate, perché tutti questi prodotti sono molto 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 glow, veramente tanto tanto glow. Inizierei subito, inizio con il primer. Questo qui è il primer di Becca che si chiama First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh, quindi una base come vedete violetta, una crema che andiamo ad applicare su tutto il nostro viso. Io vado ad applicarla direttamente con la spugnetta, come vedete non colora il viso ma si va ad omogenizzare con il resto dell'incarnato, infatti vedete non ho colori viola sulla faccia. Questa è la confezione esterna del primer e questo appunto è il primer, c'è un sacco di prodotto, mi piace un sacco che sia lilla, come sapete uno dei miei colori preferiti, il lilla. Quindi dopo aver applicato il primer aspettiamo qualche secondo che la pelle si idrata e poi adesso vado ad applicare. Oh mio Dio, questo è un passaggio che non vedevo l'ora di fare. È una crema che perfeziona l'incarnato e va a rendere ancora più shimmer il vostro viso e prepara quindi la pelle al fondotinta. Infatti ha queste pagliuzze molto molto fine all'interno della crema. Io l'ho vista su Kylie Jenner quando gli hanno fatto sul suo canale il make up, che aveva un make up per il suo compleanno mi pare, avevo visto questo prodotto e me ne ero innamorata, perché a parte che lei ha una pelle perfetta, ma una volta applicato questa era radiosissima e quindi sono molto contenta di provarla insieme a voi. Mi piace un sacco anche la confezione, che come vedete è bianca con questo tappo taupe scuro, un grigio marroncino con scritto Becca, qui veramente super elegante, quindi andiamo ad applicarlo. Oh mio Dio che bello! Oh mio Dio, è radiosissimo, cioè fa la pelle super radiosa, non so se potete notare la differenza dall'applicazione. Qua appunto c'è il primer che già è luminoso di suo, qua invece c'è questo prodotto qui che va a rendere la pelle ancora più luminosa. Anche questo è super fresco, mi piace, cioè anche qua sull'arco di Cupido guardate quanto è luminoso, mi piace, la fronte, cioè ma guarda quanto sono glow. Passo a correggere le mie imperfezioni e utilizzerò due tipi di correttori. Allora, il primo per questa zona qua appena sotto gli occhi, oh mio Dio che pelle glow che ho, è questo qua, è l'Ultimate Coverage, correttore super super coprente, questo è nella tonalità più chiara, praline, ve lo dico all'italiana, così almeno capite come è scritto, ed è fatto così, ed è veramente super coprente e rimane molto molto idratante, soprattutto per chi ha la zona sotto gli occhi come la sottoscritta molto molto secca, quindi è perfetto, per quello utilizzerò questo sotto gli occhi, ma se avete anche delle imperfezioni da coprire questo è veramente super super coprente. Mentre per andare un po' a coprire in modo un po' più leggero, nel senso che ovviamente non ha una texture come questo ma ha una texture leggermente più liquida, questo qui che si chiama Aqua Luminous Perfecting Concealer nella tonalità light, infatti come vedete sono due prodotti diversi, vado a picchiettarlo sopra le zone da coprire, vado appunto a picchiettare il prodotto. Come vedete ha un effetto molto naturale, cioè nel senso non va a crearvi il pastone sul brufoletto, anche perché un consiglio che vi do, se applicate troppo prodotto sul brufolo o comunque sull'imperfezione, sulla magagnetta che avete, se questa imperfezione fuoriesce, quindi è sollevata dalla pelle, voi andate a coprirla con un sacco di prodotti, innanzitutto la parte superiore si va a dividere tutta, quindi si va a desquamare tipo la pelle.
e poi lo andrete ad accentuare ancora di più. Quindi conviene che, anche se si vede, l'importante è che andate a contrastare il colore della pelle, almeno per quanto mi riguarda. Io preferisco andare a contrastare i rossori piuttosto che coprire l'intera imperfezione. È estate, vogliamo un trucco super naturale, fresco e luminoso, non è carino avere questi sedimenti di make up che, se andate alla luce del sole, si vede tutto il make up. Quindi questo mi piace molto perché è leggerissimo ma copre. E per la parte qua sotto, che a me piace tenere, come vi dicevo, idratata, applico questo. Normalmente mi piace applicarlo o con le dita o con una parte a punta di una normalissima spugnetta, la spugnetta idratata. Quindi faccio questa cosa qua. È bellissimo, mi piace un sacco perché veramente, guardate quanto è coprente e illumina questa zona. E porto il correttore fino a questa parte qua per andare a creare, come vedete, già una sorta di highlighting. Cremosissimo, però rimane lì, cioè nel senso, io adesso provo a fare qualche smorfietta e non si creano pieghette. Quindi potete anche non fissarlo, consiglio di non fissare se appunto avete la pelle secca questa parte, perché altrimenti le pieghette si formano. Vi sentite la parte sotto gli occhi super secca, state male tutta la giornata, poi se il correttore è buono non ce n'è neanche bisogno di fissare perché alla fine rimane lì, anzi anche meglio, perché poi evitate di fare le dighe sugli occhi con il fondotinta e sopra poi di nuovo la cipria, e diventa veramente un pastone assurdo. Quindi così piuttosto lo tirate bene bene, in modo che andate a coprire col colore del correttore, ma non avete troppo prodotto, in modo da non fare troppe pieghe. Quindi giusto quello che serve ne mettete. Io ho due fondi Becca, uno è l'Ultimate Coverage Complexion Cream, che è nella tonalità olive, che è molto molto scura per me. Ever Matte Shine Proof Foundation nella tonalità Shell, la seconda tonalità appunto più chiara, ed è questo qui. Diciamo che per me è troppo scuro, però volevo mixarlo insieme a quell'altro, quindi questo qua che è l'Ever Matte. Hanno due consistenze completamente diverse, infatti voi vedete sono due fondotinta di due linee diverse, sempre di Becca ovviamente. Questo qua che vi ho swatchato qui è molto molto coprente, ha una consistenza pazzesca. Se vi piacciono i fondotinta belli idratanti, super coprenti, questo fa per voi. È veramente molto molto bello, guardate quanto è luminoso. E per coloro a cui piace l'incarnato super naturale, non troppo coprente ma matte, questo fa per voi. Infatti la consistenza è diversa, ve la swatcho sempre qui, a parte i colori che sono diversi perché, come vi ho detto, ho due tonalità diverse. È sempre una crema ma ancora più diluita rispetto a questa. Direi che vado a fare un mix per creare la giusta consistenza e il giusto colore. Non state a guardare questa differenza di abbronzatura. Ho preso pochissimo sole, ma non sapevo neanche che stavo prendendo il sole, e mi sono colorata la pelle in modo veramente bruttissimo. Mi è rimasto il segno della maglietta, però vabbè, tralasciamo. Devo un attimo trovare dei fondotinta che stanno bene con questa semi-abbronzatura. Diciamo che questo mix mi va a coprire ancora di più le imperfezioni, però va a creare una sorta di base molto molto idratata. Vado anche a coprire questa parte qua per andare a creare una cosa omogenea tra il correttore e il fondotinta. Poi sempre il terrore di mettere fondi brillantinati, comunque shimmer, perché dico sì, vabbè, poi ci applico il fondotinta e non si vede più niente. Invece questa base, guardate come risalta, guardate il glow che si vede, è bellissimo! Quindi, come vi dicevo, non vado assolutamente a fissare niente, aspetto che il fondotinta si fissi automaticamente. Prima di fare contouring e applicare illuminanti, vado a fare una riga di eyeliner e a mettere le ciglia finte. Questa qua si chiama Becca Glow on the Go, una confezione con all'interno due prodotti super illuminanti di Becca, tra cui uno veramente molto molto figo e non vedevo l'ora di provare questa tonalità, una polvere pressata di illuminante veramente bellissimo. E invece, come vedete qua all'interno della confezione, troverete questo mini illuminante con all'interno la cialdina Opal, che io ho già ovviamente swatchato e provato anche ieri sera, e di notte non vi dico che effetto. Infatti questo make up con fondotinta, correttore, ovviamente di giorno io normalmente fa troppo caldo, non mi trucco così, anche se sono comunque prodotti molto confortevoli, io non mi sento addosso del fondotinta, soprattutto perché non ho opacizzato il tutto con la cipria, altrimenti sarebbe stato peggio. Quindi questo make up super glow solitamente lo penso per la sera,
proprio perché se esco mi piace vedere con le luci che riflettono sul mio viso l'illuminante che spara flash ovunque, quindi questo qui invece è leggermente più trasparentato ed è liquido, quindi un illuminante sempre nella stessa tonalità opal, però liquido. Inizierò a picchiettare questo prodotto nelle zone da illuminare per poi andarlo a fissare con il prodotto in polvere. Già mi piace, questa parte già la adoro. Vado subito a contorizzare il mio viso, a scaldarlo pochissimo, veramente non mi piace neanche quando faccio questi trucchi glow super naturali andare ad accentuare troppo le guance o comunque questa zona qua, e utilizzerò lui che me l'avete visto nelle stories anche di Instagram, il pennello di Becca che si chiama The One Perfecting Brush. È veramente molto molto figo, mi piacciono un sacco i peletti del pennello perché sono super morbidi. Quindi vado a prendere il prodotto, vado a sporcare un po' il pennello, tolgo l'eccesso perché è super super scrivente. Inizio, come vedete, guardate che roba, a scaldare l'incarnato. Quindi cosa faccio? Picchietto e porto in su il prodotto e lo sfumo anche un po' nella parte inferiore, giusto per dare un po' di colore al viso, no? Così. C'è questo qua di Jaclyn Hill, quindi se siete un po' più abbronzate di me potete optare per quello di Jaclyn Hill, che nella colorazione si pop, questo è l'esterno, il pack esterno, e questo è un po' più aranciato, infatti per me non va tanto bene, però ve lo faccio vedere perché ve l'avevo anche mostrato e l'avevo anche swatchato in quel video famoso di Becca, quindi se vi va andatelo a vedere. E poi da questa parte invece abbiamo, guardate solo la confezione quanto è figa, questo qua è Light Chaser Highlighter for Face and Eye, nella tonalità Pearl Flashes Gold. Questo qua mi sa che lo vado ad utilizzare sugli occhi, lo vado ad applicare qui e anche sotto l'arcata sopraccigliare, che mi va proprio ad illuminare questa zona. Mamma mia che bello, è arrivato il momento di lui, opal. Oh mio Dio, quanto sei bello, cioè stupendo, mamma mia, guardate che ombreggiatura che fa, quanto è bello. Carico, carico tantissimo perché io adoro il glow. Applico questo prodotto qua che mi ispira tantissimo, si chiama Beach Tint Papaya, è un colore super resistente all'acqua per le guance e per le labbra, quindi avrei potuto anche utilizzare questo prodotto qui, ma preferisco utilizzarlo solo sulle labbra e lasciare che il glow parli da solo. Quante volte sto dicendo glow in questo video. Lo vado ad applicare con un pennello occhi abbastanza ampio e paffuto, quindi sporco il mio pennello, inizio a picchiettare il prodotto all'interno delle labbra. Cioè, è super idratante. Questo sicuramente poi si fisserà e colorerà la pelle. Cioè sembra che non ho su niente, ma ho le labbra colorate naturalmente. Guardate che carne mi è uscito. Sembra che sono andata a mettere un rossetto carne. Io direi che finisco qui perché mi piace tantissimo il risultato ed è la scusa perfetta per uscire adesso, visto che è anche sera, quindi sono già pronta per uscire. Vi consiglio tantissimo di provare la base, che mi è piaciuta tantissimo, questa qua, nella tonalità Pearl. Super thumbs up per lui, che è Opal, quindi l'illuminante nella tonalità Opal. Molto bella anche la parte, la linea, insomma, quella liquida, mi è piaciuta tantissimo. E questo, veramente figo, cioè vi piace, lo potrei usare praticamente tutti i giorni ed ha un colorito naturale, sano alle labbra e anche alle guance, quindi sulle guance sarà stupendo secondo me, molto molto bello, quindi top! Fatemi sapere se questo make up vi piace, se questi prodotti vi sono piaciuti, quali prodotti provereste tra tutti quelli che avete visto in questo video. Se vi è piaciuto ovviamente questo video, io vi invito e vi chiedo di farmi un bel mi piace, così so se vi è piaciuto, ovviamente anche oltre ai commenti perché io adoro leggervi tutte. E niente, vi mando un grossissimo, enorme, enorme, enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua! Chi vi vieta di esagerare? Cioè proprio... Ma sì, vai carica di glow! Stasera brillo!